l'ha già detto Valerio, insomma, parte tutto in generale ovviamente da Matteo Salvini, ma anche dal fatto che Matteo Salvini ci ha mandato in Umbria Stefano Candiani, insomma, ha costruito da un gruppo di persone che credono in qualcosa un partito che sta crescendo e che si candida a amministrare questo comune e la regione. Allora voi immaginate quello che succederà a Marciano da quando Salvini veniva accolto a Sputi a quando sarà accolto da un sindaco della Lega in fascia tricolore a Marciano. Questa è la differenza, questo è quello che cambia in Umbria in questi anni. Da quando la Lega lottava per le europee ultime per la sopravvivenza, per stare sopra o sotto il 4%, a essere il punto di riferimento di un continente, dei popoli europei, per cambiare veramente le cose, perché questo è quello che abbiamo visto in piazza a Milano con Matteo Salvini. Matteo Salvini, punto di riferimento non solo più del popolo italiano, ma dei popoli europei. Questo è quello che è cambiato in 4 anni. Pensate, diceva Einstein che il tempo è relativo, no? Sono gli stessi anni che hanno portato Renzi dalle stelle alle stalle. Questo significa che quello che fai, come ti comporti, quello che realizzi, conta, che alla fine la differenza si vede. Adesso siamo soli al 34%. Ma noi siamo al 34. Siamo al 34. E 5, ma se il governo è lo stesso, i provvedimenti sono gli stessi, allora qual è la differenza? È che Matteo Salvini ha detto sempre che il suo modello non era Macron. Di Maio è andato prima a dire che Macron era il punto di riferimento, poi si è ritrovato con i gilet gialli e la gente queste cose non te le perdona, perché oggi quello che dici a Marciano lo sentono anche a Foligno, quello che dici a Foligno lo sanno anche a Terni e così via su scala nazionale e europea. Non si può più prendere in giro la gente, e nell'epoca del politicamente corretto alla Lega non interessa quello che è politicamente corretto, interessa quello che è politicamente giusto, e questo è quello che vede la gente. Con la Lega si può essere d'accordo o meno, ma nessuno potrà dire la Lega non dice come la pensa. Su qualsiasi argomento, che sia scomodo o meno, la Lega dice come la pensa, non piega se stessa all'interesse del momento, al sondaggio. Ci sono battaglie scomode che magari possono anche far perdere i voti. Dire oggi che le province servono è scomodo rispetto a quello che dice Di Maio. Poi però non ci possiamo trovare a piangere i figli se rimangono sotto il tetto di una scuola che cade, o lamentarsi se le strade della provincia non sono a posto. Perché bisogna essere coerenti e, ripeto, pensare a quello che è giusto per i cittadini. Questo è quello che fa la differenza. E la fa per i cittadini, la fa per le famiglie, la fa per le imprese. E non c'è differenza fra la dimensione comunale e la dimensione nazionale. Quello che si troverà a fare Francesca in comune fra poche settimane non sarà diverso da quello che ci siamo trovati a fare noi a livello nazionale in un anno, e la maggior parte del tempo l'abbiamo passata a rimediare ai danni fatti dal PD, è vero, e questo sarà quello che toccherà a Francesca, così come è toccato a Matteo Salvini, al governo e a noi parlamentari, ma è anche dovuto a un altro elemento, noi questo lo faremo, all'Europa, perché l'Europa, permettetemi, non è qualcosa di lontano, perché condiziona la vita dei cittadini, delle famiglie, la vita delle imprese e anche la vita delle istituzioni. L'Europa è qualcosa di cui tu puoi disinteressarti, ma che si occupa di te giorno per giorno, in ogni momento. Allora, perché noi dobbiamo continuare a risolvere i problemi sull'agroalimentare? Pensate al problema dell'etichettatura, però questa è una battaglia che Stefano ha fatto nella scorsa legislatura perché era in commissione agricoltura, poi insomma, vabbè, non dico niente, sono un po' esagero, e diciamo, è una battaglia che stiamo rimediando, ma se ci fosse stato qualcuno a fare il ministro nella precedente legislatura, che invece è andato ai convegni e comizi a Tradate, fosse andato a fare il ministro, perché Martina ha fatto anche questo, probabilmente non avremmo dovuto rimediare noi con Centinaio a quello che non era stato fatto. Ci raccontava Centinaio, che era capogruppo al Senato prima di essere ministro, che nel primo incontro che ha avuto con i suoi dirigenti, quando parlavano della prima riunione fatta da dover fare in Europa, parlavano e i dirigenti parlavano della riunione e Centinaio gli ha detto: allora andiamo la prossima settimana, e i dirigenti gli hanno detto: ma perché ministro, viene anche lei?
perché non, neanche ci andavano i ministri nostri. È chiaro che se da una parte c'hai un onesto dirigente e dall'altra c'hai i ministri, le cose non le ottieni, e allora la Germania difende la Chiesa. Noi invece ci ingoiamo decine di migliaia di olio tunisino, che voglio dire l'Umbria, a quello che è l'olio buono, lo sappiamo, e trovare al supermercato l'olio a 3 euro e ti dicono che è olio extravergine è vergognoso. È vergognoso e è permesso perché qualcuno non ha fatto il suo dovere. Allora, così potremmo dire della convenzione di Faro, con la quale ha svenduto la cultura e l'arte, ma ci sarebbero tantissimi altri esempi, per non parlare ovviamente della sicurezza, dell'immigrazione, la difesa dei confini. Se le cose ce le potremmo fare bene da soli in Europa, mandando dei parlamentari europei più interessati a quello che chiedono gli italiani, no a quello che serve l'Europa, voi state sicuri che lavoreremo meglio anche al governo e nei comuni, facendo regole giuste, non che favoriscano gli uni piuttosto che gli altri. Noi non vogliamo favoritismi rispetto agli altri, vogliamo né più né meno quello che giustamente chiedono e ottengono la Francia, la Germania. Allora noi abbiamo qualcosa da invidiare, ma ci possiamo avere il presidente del Lussemburgo che ci viene a dire all'Italia che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente rimettere le cose a posto. Allora, con la regione abbiamo fatto il 26, un voto, due sfide, possiamo permettere a Marciano, perché è vero che Marciano merita il cambiamento, di cambiare, ma per avere il cambiamento che è un diritto, qualcuno si deve sentire in dovere di impegnarsi in prima persona. È quello che ha fatto Francesca, è quello che ha fatto Andrea Pilati prima, è quello che ha fatto tanta gente quando c'era Chiacchieroni all'87%. Allora, se oggi quel diritto al cambiamento che ha Marciano lo possiamo realizzare, perché c'è qualcuno che ha sentito il dovere di metterci la faccia in prima persona. E allo stesso modo in gioco, oltre alle regole, a livello europeo, è l'ultima cosa che mi sento di dire, c'è qualcosa di molto più grande e prezioso in gioco. C'è il futuro nostro e dei nostri figli, ma veramente. Voi vi rendete conto quello che è stato fatto alla Grecia? Cioè il vero potere nella comunicazione non è passare una notizia che vuoi passare, è far scendere il silenzio su quello che non vuoi far sapere. Voi vi ricordate i giornali, i telegiornali pieni di quello che si diceva della Grecia? Ora non sentite nulla, però c'è un giornalista italiano che con i rimorsi di coscienza è andato in televisione a dire: io ho nascosto nell'ultimo articolo che ho scritto l'aumento dei bambini morti, dei bambini, della morte neonatale, di centinaia di bambini morti di più in Grecia, perché il tenore di vita, la possibilità di curarsi, la possibilità di un genitore di pensare ai bambini è venuta meno. Allora qual è l'Europa che vogliamo noi? Un'Europa che scelga regole giuste di giustizia sociale, faccia crescere i figli con le famiglie, non svenda i valori e materialmente l'essenza di una nazione, oppure quella che piega la gente alle regole delle banche e dei banchieri? Non è una battaglia vuota, è una battaglia vera. Il 26 noi dobbiamo scegliere se vengono prima le regole da rispettare o i bambini a cui garantire un futuro e una vita migliore in Italia e in Europa, e sta a ciascuno di noi. Grazie.